Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un'applicazione che magari già molti di voi conoscono, ma altri magari no. È un'applicazione gratuita che si trova su Play Store. Questa applicazione è un'applicazione che ci permette di collegare un gamepad al nostro device Android. Diciamo che la funzione principale ovviamente di questa applicazione è il poter usare un gamepad tipo questo ovviamente, o diciamo che la compatibilità è con i controller PS3, PS4, Xbox o con controller come questi, diciamo di terze parti. La cosa figa è che possiamo usare questa applicazione non solo per giocare, nel senso di usare il controller per giocare ai giochi che normalmente magari uno usa sul dispositivo Android, ma la cosa veramente figa, meno nel mio caso e magari per chi mi sta seguendo, visto che tanti di voi che seguono il mio canale sono appassionati di droni, è la possibilità di usare un controller anche con droni che non hanno un controller, nel senso che basta che il drone abbia l'applicazione. Questa applicazione che andremo ad installare farà sì che il gamepad si interfaccerà con l'applicazione del nostro drone, quindi potremo usare un controller anche con droni che normalmente usiamo con il cellulare, anche perché io personalmente veramente non riesco a usarli i droni con il cellulare, mi viene il nervoso. Quindi certi droni hanno il loro controller, ok, tutto a posto, altri invece bisogna per forza installare questa applicazione e poi usare un controller normalissimo che abbiamo magari già in casa, perché comunque un controller PS3, PS4, Xbox sono controller che tantissimi di noi hanno, o se no si può acquistare un controller tipo questo a bassissimo costo, poi magari vi lascio il link in descrizione se vi interessa di Amazon, quindi avere un controller per usare i nostri droni. Quindi adesso guardiamo da vicino questa applicazione che è gratuita e quindi anche di facile utilizzo. Quindi adesso guardiamo come si utilizza questa applicazione. Quindi ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è associare il nostro dispositivo con il Bluetooth al nostro telefono Android. Ovviamente ogni dispositivo ha il suo metodo di abbinamento, magari cercate su internet quello che è il vostro dispositivo, che vi spiega come abbinare il controller, o meglio come attivare la ricerca Bluetooth del controller con il dispositivo Android. Una volta che avete associato i due dispositivi, ovviamente si fa una volta sola. Adesso io vado ad accendere il mio, che ovviamente è già associato, e vi faccio vedere che l'ha rilevato. Adesso vado nelle impostazioni Bluetooth e vedete che ha rilevato Jane Game, che sarebbe questo controller. Quindi una volta che lui è stato associato, ovviamente basta accenderlo e si connette in automatico. A questo punto andiamo sul Play Store, scarichiamo l'applicazione che si chiama Octopus, che è questa con il polipetto viola, la scarichiamo. Adesso in questo caso io l'ho già installata ovviamente, la scarichiamo, è gratuita. Se poi uno vuole pagarla può pagarla e non ha più le pubblicità, quindi uno poi decide se pagare o meno o tenersela gratis con le pubblicità. Dopodiché cosa facciamo? Andiamo ad aprire Octopus, che è l'applicazione. Adesso qua io ho questa, ovviamente ho la pubblicità, ok, la posso, ok, l'ha saltata dopo 5 secondi. Qui andiamo ad associare le applicazioni che vogliamo che si, diciamo, interagiscano con l'applicazione Octopus. Quindi vedete che io per adesso ho messo due applicazioni, quella della Fairy e quella del Tello. Se io vado a schiacciare qua sul più e vado su Local Game, sono tutte le applicazioni che io posso andare a associare e con cui lui si interfaccerà per usare il controller all'interno di quell'applicazione, anche se l'applicazione non è, diciamo, compatibile con un controller. Quindi adesso facciamo una prova con quella del Tello. Vado ad aprire il Tello, perché l'applicazione ovviamente la dobbiamo andare ad aprire all'interno di Octopus, non l'apriamo più dalla sua iconetta dell'applicazione stessa, ma dall'iconetta che abbiamo associato all'interno di Octopus. Una volta che l'abbiamo aperta, vedete, si apre l'applicazione del Tello, quella classica. Qua in alto vedete che avete il simbolo di Octopus, cioè il polipetto. Adesso ve lo tiro giù, vedete che c'è il polipetto. Se io gli clicco sopra si apre un menu. Se vado a fare più, ok, e qua vedete ci dà queste opzioni. Queste opzioni sono le funzioni che noi vogliamo associare al quello che è la schermata classica dell'applicazione che usiamo per controllare il nostro drone. Quindi la cloche di sinistra la vado a mettere, adesso io la vado a rimuovere perché ce le ho già installate ovviamente. Allora vedete che vado a prendere questa e la metto sopra
a quello che sarebbe poi il controller dell'applicazione di sinistra. Questa sarebbe che la cloche di sinistra deve controllare quello che è il touch in quella posizione dell'applicazione. Stessa cosa faccio di qua, quella a destra la prendo e la metto sopra, ovviamente centrandole. Questa operazione ovviamente va fatta solo la prima volta, poi non è che tutte le volte bisogna fare questa cosa. Questa, una volta che viene memorizzata all'interno dell'applicazione, siamo a posto. Qua possiamo, con la X ovviamente andiamo a eliminare quello che abbiamo applicato. Se invece andiamo a cliccare su questo simbolino qua con le due freccettine, andiamo a ingrandire quello che è il diametro del cerchio, perché non tutte le applicazioni hanno lo stesso diametro a livello di controllo, quindi la possiamo ingrandire o rimpicciolire per, diciamo, coprire quello che è la funzione touch del nostro display in quella posizione. Ovviamente non è una funzione, non è una cosa praticissima, nel senso che ogni tanto si muove, però vedete che la possiamo ingrandire o rimpicciolire. Adesso io la metto su in qualche maniera, giusto per farvi vedere, se no magari ci metto troppo tempo. Tanto ripeto, questa cosa si fa una volta sola, quindi fatelo preciso, che tanto poi non lo dovete più fare. Adesso vado a ingrandire anche questa, se ci riesco. Ok, adesso le ho messe, questa qua è fin troppo grande, però vabbè, la lasciamo così giusto per capire, poi al massimo me la risistemo in un altro momento. Ecco, abbiamo questa, la stessa cosa possiamo fare con le altre funzioni, cioè mettere un comando di una lettera, tipo sul decollo, piuttosto che il menu, piuttosto che far partire la registrazione video. Tutte queste funzioni le possiamo associare anche alla crocetta. Qua, se vogliamo, possiamo pilotarlo anche con la crocetta, però vabbè, quello magari anche no, è un po' scomodo. Vedete che tipo qua posso andare a mettere una lettera, tipo questa lettera la posso mettere sul decollo, ok, e vado a schiacciare la lettera A, e a questo punto ho messo che la lettera A farà decollare il drone. La stessa cosa posso andare a fare qua, andare ad aggiungere un'altra lettera, che la lettera la metto sopra qua, ovviamente, guardate adesso, tac, vado a schiacciare B, quando andrò a schiacciare il pulsante B, andrà a interfacciarsi col pulsante che ci fa accedere al menu delle foto. Questo, diciamo, è il principio di tutta questa funzione. Quindi adesso vi faccio vedere come funziona. Adesso che abbiamo fatto tutto questo, basta chiudere con la crocettina qua in alto. Ok, adesso il nostro la nostra applicazione Tello è, diciamo, configurata per, o meglio interfacciata con Octopus, che lo interfaccerà con il nostro gamepad. Adesso se io vado a muovere la crocettina, vedete che si muove, quindi tranquillamente potrò pilotare il Tello con un controller di qualsiasi tipo, che sia PlayStation, che sia Xbox o questi di terze parti. È uguale per i tasti. Se io vado a schiacciare il tasto A, vedete che è venuto fuori decollare, che come se l'avessi schiacciato con il dito, e la stessa cosa succede con il tasto B, vedete che mi manda all'interno di foto, video, e la stessa cosa con tutti gli altri tasti. Possiamo configurarlo come più ci piace. Questa stessa funzione o queste stesse operazioni le possiamo fare anche all'interno di qualsiasi altra applicazione. In questo caso, vi ripeto, io l'ho fatta vedere per il drone perché è la cosa che mi interessa di più e che magari interessa di più anche a voi, nel senso che chi mi segue magari è appassionato di droni, ma potete usarla per altre mille applicazioni, oltre che ai giochi. Comunque interfaccia il gamepad all'interno di applicazioni che non sono compatibili con un gamepad. E ovviamente, ragazzi, la stessa cosa succede con il Fire. Adesso vado a accendere il Fire, perché il Fire lo devo collegare per forza, altrimenti l'applicazione non me la fa aprire, quindi non posso utilizzarla senza connettere il drone come invece ho fatto con il Tello. Quindi adesso vado a connettere il Fire. Aspettiamo che si connette, andiamo a guardare all'interno del wifi. Eccolo che è arrivato il Fire, quindi adesso è connesso. Vado sempre ad aprire Octopus, schiaccio su l'iconetta di Fire che ho all'interno di Octopus,
E a questo punto si apre l'applicazione, connect, rimane connesso e vedete che io adesso qua remote controller sarebbe per il suo controller, perché è un controller specifico che gli dà anche molta più portata. Però nel caso si voglia usare un controller o se lo si acquista senza controller, per dire, ma questo è solo un esempio per farvi vedere che è compatibile con un sacco di droni, andrò nella funzione mobile phone come se io usassi il telefono. Ecco, vedete che adesso si è connesso, vado ad aprire i comandi e se io clicco qua e faccio più, vedete che io li avevo già messi, la stessa cosa, avevo trascinato i cerchi, li avevo messi della misura giusta, quindi poi le lettere uguale, messo le lettere nelle funzioni che mi interessavano, vado a cliccare sempre la svirgolina qua in alto, ok, se io adesso vado a muovere le clochettine, vedete che sto comandando il Fairy da questo controller. Quindi ragazzi, avete visto com'è semplice, in 2 minuti lo si configura, ovviamente ci vuole un attimo a ingrandire e rimpicciolire i cerchietti, ma tanto si fa una volta, nel senso una volta che è fatto su quell'applicazione rimane sempre uguale, non è che tutte le volte bisogna mettersi a farlo. Il controller avete visto che una volta che è stato associato al dispositivo, e qua mi raccomando ragazzi, cercate su internet se avete il controller PS4, PS3, quello che è, cercate come associarlo, o meglio i tasti che vanno schiacciati nel controller perché si attivi il Bluetooth e che poi il cellulare lo veda e venga associato, perché ogni dispositivo ha il suo metodo di attivazione del Bluetooth, quindi ogni controller ha bisogno dei suoi tasti di attivazione, li cercate su internet, cioè, ce n'è mille che guide che vi dicono schiacciate questo insieme a questo e attivate il Bluetooth, quindi in un attimo lo associate, tanto lo fate anche questo una volta, poi avete visto che si connette in automatico quando lo andate ad accendere. Quindi avete visto che è veramente veramente semplice, quindi anche droni che hanno la sua applicazione ma non hanno il controller, spendendo poco, cioè con un controller tipo questo che costa circa sui 20 euro se non sbaglio, una cosa del genere, poi vi lascio il link in descrizione, o controller che avete già, PS3, PS4, Xbox, anzi alcuni controller tipo Xbox mi sembra che però bisogna collegarlo con il cavetto al telefono, quindi con un cavetto OTG, nel senso che comprate un adattatore OTG da collegare al telefono, poi magari vi lascio anche quello il link in descrizione, un adattatorino che si attacca alla presa della micro USB, è un adattatorino, poi attaccate la USB classica che va il cavetto che va al controller, quello dell'Xbox, e comunque avete un collegamento perché non si connette Bluetooth quello dell'Xbox, però con il cavetto avete comunque anche il vantaggio che non c'è neanche un po' di latenza, una connessione diretta, quindi lavora tra virgolette ancora meglio, però con i controller Bluetooth avete visto che comunque non lavora male, quindi va bene in tutti i casi. Quindi ragazzi, spero che questo video su come utilizzare l'applicazione Octopus per interfacciare i nostri droni con un gamepad vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se è così ragazzi lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!